so già voi di più della vita. Sul busto, sul busto, sul busto, sul busto. Fai troppi movimenti non necessari là, cioè l'intento è di fare una cosa buona, il problema è che ti perdi nella precisione e soprattutto nella visione del tuo obiettivo, quindi perdi meno tempo là, concentrati di più qua. Grande! Sei stato molto molto bravo perché hai migliorato tantissimo la tempistica nella pompata, ovvero prima pompavi sotto nella conca, adesso hai pompato sul finale. Cerca di acquisire 1/2 km orari là sopra in cima e non arrivarci così piano. Oh, dai, su. Bravissimo, molto bene. Sul busto, sul busto, sul busto, sul busto. Bene, bene. Cerca di lavorare sul busto e soprattutto lo sguardo, non guardare per terra. Ale muffin, su sto busto. Madonna, stavo facendo. Muffin, non ti picchio perché non sei mio figlio, ma due pugni, mannaggia a te, che cagate che mi fai. Allora Matteo, più composto. Non sei tu che devi tirare sulla bici, ma sei tu che devi imprimere una forza sulla bici, sul kicker. Perché se te la tiri su senza velocità, non vai di là. Se invece tu schiacci la bici giù, tu acquisisci velocità. Va bene, bravo. Aleleo, Aleleo, concentrato. Aleleo. Modo! Sì, no, il pericolo è proprio l'albero, però complimenti, bravissimo. Muffin, non pedalare nella compressione, perché alla fine perdi di precisione e stabilità. Le pedalate ne devi dare 3 o 4 o 2 quando sei sopra e poi goderti e gestirti la velocità. Bellissimo, bravo. Ok? Non l'ho tirato perché mi Matte, quando esci, occhio a non imbarcarti. Esci composto. Sul busto, schiacciala. Ok, la velocità c'è, manca un po' di precisione nel pompare la bici, ma stai migliorando sempre di più, quindi non mi sento di criticarti. Schiacciala. Va benissimo, va benissimo. La tua tendenza, Pietro, è di stare ancora un po' dentro la bici in protezione, ma questo è normale perché il salto è grosso. No, il salto è grosso e quindi nella tua testa c'è di proteggerti. Mano a mano lavora sullo stare alto con il busto e schiacciare sui pedali piuttosto che stare dentro la bicicletta e quando sei in volo tirartela su. Andava benissimo Moio. Va bene Muffin, va bene, va bene. Ti serve ancora un po' più di velocità là, ma rispetto ai passaggi precedenti hai fatto un ottimo miglioramento. Va bene, va bene. Concentrati bene sulla traiettoria. Guarda già l'altro, guarda già l'altro, via dritto. Ah, Zarola, eri perfetto, non tirare l'inchiodata lì perché proprio rischi di rovinare tutta la torta. Madonna, ero lungo. Allora, il salto è stato bellissimo perché eri molto composto, l'hai fatto un pochettino lungo, ma meglio un pochettino lungo che un pochettino corto. Dove ti sei fatto proprio fregare? Nella traiettoria, cioè tu da là sei sceso qua, la curva è qua, quindi quando tu sei là non mi guardi per terra, mi guardi già l'ingresso della curva. Piano, vai piano, vai piano, piega le braccia, buttala giù, grande, perfetto, spettacolare, sei un grande. Vai più vicino a me,
Piano, piano. Vai, schiacciala. Spettacolare. Ora puoi provare a farlo, se te la senti, un pochettino più a destra. Piano, controlla, va bene, piano. Vai, mollala, mollala. Aspetta. Peccato, eri perfetto. Lo so. Vabbè, dai, lo rifai. Piano, piano. Schiacciala giù, schiacciala e guarda. Bravissimo. Sei un grande. Molla. Bella, bravissimo. Bellissimo, molto bene. Piano, schiacciala. Bravo, Muffin, bravo. Cosa vuoi di più dalla vita?